25 anni di distanza dal primo bombardamento in Iraq e da un conflitto che produce oggi i suoi effetti peggiori col terrorismo dell'ISIS, la piattaforma Eurostop terrà una manifestazione a Roma e a Milano il 16 gennaio per dire no alla guerra e alle politiche che la sostengono. Questi 25 anni hanno dimostrato che la guerra non è la soluzione, ma è un problema, perché una società che è fondata sulla cultura del sospetto e sulla paura è una società destinata al fallimento. Quindi il 16 gennaio, che è un anniversario particolare perché è l'anniversario che segna l'inizio della guerra del Golfo, ci saranno due manifestazioni, una a Roma e una a Milano, nella quale appunto tutto il mondo dei movimenti, insieme, che si è unito a questa piattaforma, il mondo del sindacalismo di base, vuole portare avanti l'opinione pubblica l'importanza di aprire un percorso serio su quelli che sono i rischi della guerra nello scenario globale. L'opinione pubblica non è stata in grado di mobilitarsi per impedire che i massacri che si sono succeduti in paesi come la Libia, come la Siria, come l'Ucraina, come la Costa d'Avorio, tutti i paesi accomunati dall'essere stati vittime di un intervento diretto o indiretto delle forze occidentali, non siamo stati in grado di mobilitarci per impedire che questi interventi avessero luogo. La società è rimasta muta e questo ha autorizzato l'escalation militare, l'ha aiutata. Eurostop nasce come piattaforma contro l'Unione Europea, cioè contro una delle gambe che stabilizzano e rendono possibile il progetto egemonico dell'imperialismo occidentale. È una piattaforma che unisce insieme i tre organismi, cioè il prendere consapevolezza che l'euro come moneta, l'UE come istituzione e la NATO come organismo di fatto siano strettamente connessi tra di loro, e che quindi fare dei ragionamenti sul contrasto alla guerra non possa prescindere dal fare dei ragionamenti su quello che sono i meccanismi di imposizione che vengono realizzati. C'è una stretta connessione tra guerra intesa in senso militare e guerra intesa in senso economico. Oggi le classi dominanti dell'Occidente, del blocco atlantico, stanno portando avanti contro i popoli nello stesso tempo una guerra militare e una guerra economica. La macelleria sociale e i bombardamenti sono due facce della stessa medaglia, ed è contro questa realtà che si muove la piattaforma Eurostop in questo 25esimo anniversario dei primi bombardamenti sull'Iraq. Mi viene in mente come per esempio un padre in Pakistan pochi giorni fa all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite abbia raccontato, un padre il cui figlio è morto, che per esempio in Pakistan la mattina ci si sveglia e si guarda il cielo, e non per una questione romantica, ma semplicemente perché se il cielo è blu i droni volano, e se il cielo è grigio i droni non volano, e quindi in qualcuno si tira un sospiro di sollievo. Ecco, secondo me questa è una rappresentazione forte, addirittura guardare il cielo ed essere tristi se il cielo è bello, se il cielo è blu, perché quel cielo blu rappresenta un rischio di morte concreta, appunto con i droni, con l'aereo senza pilota, che di cui Sigonella e la Sicilia sono le capitali ormai in Europa. Nel manifesto vi dichiarate per la pace e la democrazia, ma cosa si dovrebbe fare per proteggere la democrazia? Innanzitutto bisogna partire dal presupposto che democrazia significa ampliamento della base del potere al maggior numero di persone. Quindi per salvaguardare la democrazia è necessario rompere con tutti i meccanismi internazionali che vincolano l'Italia alla logica della guerra sociale e della guerra militare. Possiamo dire con una battuta che difendere la democrazia in Italia significherebbe in realtà attuare la Costituzione italiana anziché modificarla come sta facendo il governo Renzi? È talmente vero che un paio d'anni fa la banca d'affari JP Morgan ha pubblicato un documento in cui sostiene questa banca d'affari che il problema principale delle società europee, evidentemente segnatamente della società italiana, è
la necessità di rompere con le costituzioni che sono eredi dell'antifascismo. Per che motivo? Perché l'antifascismo portava in sé il seme di questo progetto alternativo di società rappresentato dall'ampliamento della base del potere al campo economico, al maggior numero di persone. Lottare contro la guerra, lottare per una Italia sovrana, per una Italia indipendente, per un'Italia collocata nel campo dei paesi che costruiscono la pace e la cooperazione tra i popoli, e vuol dire allo stesso tempo lottare per un'Italia che fa della partecipazione organizzata dei lavoratori alla gestione del potere politico ed economico la sua priorità.